Oggi parliamo chiaramente del mercato dell'automazione industriale, che è il mercato che chiaramente ci interessa e ci tocca tutti. In questo momento è un mercato che, nonostante la situazione, sembrerebbe non fermarsi, magari rallenta leggermente, ma chiaramente non si ferma. E un mercato che ha presentato due necessità come prevaricanti, come maggiori rispetto a tutto il resto. Sono un'integrazione sempre maggiore e prestazioni e funzionalità. Cosa vuol dire questo? Integrazione. Integrazione vuol dire avere macchine più piccole, macchine un po' più sexy, un po' più belle, più appetibili, in una parola sola, marketing, quindi avere un qualcosa che sia pratico da usare e che sia anche quasi bello da vedere. Mentre invece per la parte prestazioni chiaramente parla da solo, quindi diminuire gli scarti, aumentare la produttività, aumentare la flessibilità, non temere la tipologia di materiale utilizzato. E questo chiaramente non solo per le macchine, ma anche per tutti quanti i sensori. Tutto questo ovviamente veicolato in un'unica cosa: alle vendite. Ovvio, chi produce macchine non le produce per tenerle lì e guardarle, ma le produce per vendere. Queste esigenze devono essere in qualche modo seguite, devono essere in qualche modo gestite. E ci deve essere comunque un qualcuno adatto a rispondere pronto e poter andare chiaramente a risolverle o comunque a soddisfarle. Una soluzione potremmo essere noi, quindi Panasonic Industria Italia, ma chiaramente parlo a voi italiani, ma si parla di Panasonic a livello mondiale e tutto il suo catalogo sensoristica. Non entro nel dettaglio chiaramente di ognuno di questi perché è un catalogo decisamente ampio, vasto, sconfinato, ce n'è di tutti e per tutti. Quello su cui andiamo a concentrarci oggi sono, diciamo, il fiore all'occhiello del catalogo sensori Panasonic, quindi i cosiddetti sensori no space. Sono sensori compatti e quindi facilmente integrabili, parlando di integrazione. Non temono nessun tipo di materiale, essendo un portafoglio prodotti vasto, è facile identificare il prodotto, che si adatta meglio al materiale da controllare, precisi e veloci, non lo dico io perché sarei di parte, ma lo dicono chiaramente tutti i test fatti in laboratorio, i clienti soddisfatti e comunque le applicazioni presenti sul mercato. E nel caso di prodotti più complessi, come vedremo più avanti, Advanced e Safety, anche tutta una serie di funzionalità incorporate che comunque li rendono smart, sempre più intelligenti. Possiamo dire, giusto per dare un'idea, che i sensori no space si dividono in tre macrogruppi: standard, advanced e safety. E adesso andremo a vederli brevemente tutti quanti nel dettaglio. Sensori no space standard. Parliamo, diciamo, un po' di quello che potrebbe essere chiamato l'entry level, ma è un po' riduttivo chiamarli così. È un'ampia gamma e vasta di sensori che si adattano a qualunque tipo di applicazione. Come potete vedere nella slide, includono fotoelettrico, includono fibre relative amplificatori, includono le forcelle. Sono sensori semplici perché comunque una volta identificata l'applicazione, una volta identificato il prodotto, una volta identificato l'utilizzo che ne devo fare, il sensore è pronto per l'uso, lo monto e lo faccio funzionare. Quindi banalmente chiunque potrebbe andare a, chiunque del mestiere, ovvio, potrebbe andare ad applicare e utilizzare questa tipologia di sensori. Non ho bisogno di un tecnico specializzato per l'installazione. Articolato però perché di nuovo il portafoglio prodotti è ampio, la struttura alle spalle c'è, quindi potenzialmente possiamo andare a regolare comunque qualche funzione, come mi viene in mente nel caso delle fibre, dei relativi amplificatori, possiamo andare a verificare i tempi di risposta e quant'altro. Sapete meglio di me tutte le funzionalità programmabili che ci sono sui sensori in questo mondo. Quindi pertanto posso andare anche ad adattarmi all'applicazione. Questo cosa vuol dire? Vado un po' a rispondere alle due domande che ci siamo poste all'inizio. Quindi come posso fare per risolvere quelle richieste di integrazione e di performance? Posso farlo così, quindi con questa tipologia di sensori. Le applicazioni standard
per uno space standard sono varie dove mi viene in mente un fotoelettrico, mi viene in mente una fibra o comunque mi viene in mente una forcella, ecco lì abbiamo risolto applicazioni di veramente ogni tipo, non sto ad elencarvele, le vedete nella slide. C'è un link che vi lascerò perché chiaramente riceverete poi questa presentazione che rimanda al canale YouTube di Panasonic Italia, ecco lì potete vedere sia dei video esplicativi sul prodotto che anche dei video relativi ad applicazioni risolte nella vita reale. Pertanto è qualcosa di estremamente interessante. Tutte quelle applicazioni al limite, quindi parlo di applicazioni dove ci sono materiali da rilevare che sono particolarmente ostici, e mi viene in mente qualcosa che potete trovare nel packaging, nell'assemblaggio. E abbiamo un altro problema, cioè il budget di macchina che non ci consente di andare ad adottare soluzioni estremamente complesse e quindi di conseguenza costose. E di questo ne parlo anche quando diciamo che è necessario misurare una lavorazione abbastanza grossolana e quindi il costo non è giustificato per fare un salto tecnologico elevato. Quindi sto parlando di tutte quelle applicazioni dove siamo un po' borderline. Ecco. Cosa devo fare? Devo accontentarmi di sensori standard e quindi non riuscire a fare quel salto in più, comunque andare ad adottare quella tecnologia un attimino più performante o più figa che comunque mi consentono di differenziarmi? No. Ecco, no, la soluzione sono i nostri No Space Advanced e che si possono riassumere tutto quanto in un prodotto molto piccolo ma estremamente interessante, ovvero l'HGC. Si tratta comunque di un laserino di misura con un controllore, un display integrato, semplice e intuitivo da utilizzare. Di nuovo, non lo dico io, lo dicono i feedback del mercato. E comunque penso che anche Gian possa confermarlo, lui ne ha visti e utilizzati diversi, quindi è un qualcosa che resta veramente semplice. È piccolo e leggero, quindi compatto nell'installazione, rientra nello space, ma soprattutto rientra nell'esigenza di integrazione. Analogico e digitale, pronto per diverse applicazioni, chiaramente possiamo anche utilizzarlo distante dal target grazie al suo range di misura. È un laser, quindi è uno spot molto piccolo ed è estremamente preciso, chiaramente molto più preciso di un sensore standard. È un sensore laser, un misuratore laser, ma abbiamo visto che viene impiegato con successo e anche con estrema soddisfazione per applicazioni on-off su materiali particolarmente riflettenti. Quindi diciamo che assume una sorta di bivalenza. Diventa appunto uno space advanced. Safety, ragazzi, la sicurezza è un argomento che comunque nel mondo dell'automazione industriale ormai è quasi obbligatoria, fondamentale, è un trending topic, tutti chiedono sicurezza, tutti vogliono sicurezza, sia per quanto riguarda le macchine che per quanto riguarda i sensori che vengono montati poi in macchina. Penso che comunque in un futuro non troppo distante tutto dovrà essere mandatoriamente certificato safety, quindi è qualcosa dove andremo poi a parare tutti quanti. È chiaro che anche in questo mondo, nel mondo safety, integrazione e prestazioni vengono richieste, quindi servono dimensioni compatte per non avere questi mostri gialli ingombranti e vistosi all'interno della macchina, evitare il più possibile, ridurre il più possibile le zone morte. Devo avere un intervento rapido, avere un'infrastruttura di macchina snella, perché comunque, anche se parliamo di safety, in ogni caso non devo andare ad appesantire la mia macchina. Tutte le funzionalità di safety sarebbe fantastico averle integrate senza dover connettere 600 moduli aggiuntivi e far diventare quindi il mio sensore una sorta di transformer. Ed è anche carino comunque avere una segnalazione LED rapida a bordo per poter buttare un occhio e capire in che stato sono, quindi senza aspettare un allarme sonoro, senza dover andare a controllare il mio PLC o comunque andare a controllare il mio sistema, butto un occhio e vedo in che stato sono. E partiamo a parlare della nostra prima barriera SF4C, quindi parliamo di un prodotto molto compatto, rientrando chiaramente nei No Space, con comunque è una sorta di, tra virgolette, entry level, ma è un sensore che comunque presenta caratteristiche di tutto rispetto, è comunque una categoria 4, PLE SIL 3, quindi estremamente certificato, MP67, con dimensioni molto compatte, tempi di risposta estremamente performanti, copriamo range abbastanza estesi per la tipologia di prodotto, lavoriamo fino a 3 metri, quindi possiamo fare anche dei portali di ingresso comunque di una certa rilevanza.
protezione sia dito che mano, quindi per qualunque applicazione. Abbiamo i famosi LED di segnalazione lungo la barriera, quindi un semplice controllo visivo e so già in che stato è, e abbiamo un doppio ingresso di sicurezza. Quindi, nonostante stiamo parlando di un prodotto compatto, piccolino e quasi entry level, stiamo parlando di una barriera importante. Anche per quanto riguarda queste barriere, abbiamo diversi casi applicativi, li vedremo dopo, e parliamo adesso del, diciamo, un po' della sorella maggiore, quindi l'ultima aggiunta al catalogo safety di Panasonic, la sorellona SP4D. Qui stiamo parlando di un prodotto decisamente più performante, è una barriera molto, molto robusta, pensata per quegli ambienti rugged. È un qualcosa che copre range più alti, quindi andiamo a, chiaramente salendo di livello, andiamo a risolvere applicazioni di tipo diverso. Qui abbiamo anche la protezione ARTO, qualora fosse richiesta, comunque abbiamo tutti i tipi di protezione. Ha una configurazione immediata master slave, un allineamento estremamente rapido, e anche qua abbiamo il nostro display LED con le varie segnalazioni. Tutto questo poi si va a sommare ad un software di parametrizzazione veramente intuitivo e facile da usare. Siamo in chiusura, ci tenevo a sottolineare che questi sono chiaramente i nostri sensori, diciamo, di punta, fiori all'occhiello, chiamateli come volete, ma oltre ai sensori c'è tanto di più. Per qualunque tipo di informazione aggiuntiva o curiosità, non esitate a contattarci ai numeri che troverete alla fine di questo video o compilando il form presente sul nostro sito. Vi invito inoltre a seguire i nostri canali social su LinkedIn e YouTube per essere sempre aggiornati su tutte le nostre novità, sia di prodotto che applicativo. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.